Buongiorno a tutti, siamo Alessandra Sacchi e Giulia Giacomino del Book Blog dal Salone del Libro 2014 e ringraziamo Chiara Valerio che è qua con noi, ci dedica un po' del suo tempo per fare qualche domanda. Ha presentato il suo libro L'Almanacco del giorno prima al Caffè Letterario sabato e a proposito di questo volevamo sapere qual è il lato predominante che emerge nella vita di tutti i giorni del suo carattere, tra il lato più matematico e quello più emotivo, sentimentale da scrittrice? Credo che non ci sia una vera differenza tra il lato matematico e il lato emotivo. In me, non sono, credo di no. E in Alessio Medrano, che è il protagonista di Almanacco del giorno prima, sicuramente no. Lui è una specie di broker sentimentale, è uno che cerca di misurare i sentimenti umani con delle formule, chiaramente fallisce. Però in qualche modo riesce a modellizzarlo. A un certo punto Alessio Medrano dice che i sentimenti umani sono come frattali, nel senso che non sono misurabili perfettamente, non sai quanto sono vasti o quanto sono miseri, sia insomma nell'amore che nell'odio, sia che nel positivo che nel negativo. E quindi sì, questo per Alessio Medrano non c'è nessuna differenza. Per me dovrei pensarci, ma credo neppure per me in fondo. Essendo noi degli studenti, ci interessa molto la tematica quindi della scuola, di cui lei ha discusso comunque nel suo libro, uscito nel 2009, Nessuna scuola mi consola. Lei ha dei consigli da dare a noi studenti per migliorare appunto tutto ciò che riguarda l'ambito scolastico? No, il giorno in cui mi verrà voglia di dare dei consigli a qualcuno, vi prego, abbattetemi, proprio consigli, messaggi alla nazione, scuola di vita, proprio sermone conciliatorio, no, abbattetemi. No, però posso dire quello che è successo a me, cioè che alla scuola superiore è stato uno dei più bei momenti della mia vita, dove ho avuto la maggiore libertà possibile, dove potevo studiare e leggere tutto quello che mi pareva. Quindi sono fortunata perché l'ho capito mentre stavo a scuola. Quindi l'unica cosa che posso dirvi è che siccome a me è successo di non avere più quella libertà culturale e intellettuale che ho avuto quando stavo alle scuole superiori, beh, insomma, godetevela, proprio godetevela, studiate quello che vi pare, non avete bollette da pagare, non avete nessun problema, l'unico problema è veramente l'altezza dell'elastico delle mutande, quanto spunta da sopra il jeans. Se questo è il massimo del problema, come per me è stato per anni il massimo del problema, allora beh, studiate e godetevi veramente questi 5 anni, è una cosa bellissima. Come giornalista sul cartaceo, noi siamo invece una redazione online, quella del Book Blog, qual è la sua opinione riguardo al futuro del giornalismo, se è più digitale o più cartaceo e tradizionale? Diciamo che penso che bisogna molto concentrarsi sui contenuti, cioè scrivere cose che siano in qualche modo essenziali al massimo possibile, originali al massimo possibile, che non subiscano quello che subisce l'informazione sia sulla carta stampata che in rete con un effetto amplificativo, cioè di essere un taglia e incolla senza nessuna organizzazione mentale o di altro tipo. Quindi penso che i giornali cartacei rimarranno perché è un'abitudine, diciamo, comportata. Fino a un certo punto le generazioni saranno abituate a vedere qualcuno che apre un giornale e lo legge seduto a un bar. Da un certo punto in poi questa abitudine probabilmente sarà soppiantata da qualcuno che apre un pad e legge. Penso che sia un'attitudine, diciamo, anche la lettura, un'abitudine anche la lettura dei giornali di carta. A me a oggi già non fa più nessuna differenza. Leggo quello che mi interessa per come è scritto, indipendentemente dal supporto. Questo dipende dal fatto che io sono un lettore feroce, però penso che dipenda anche da un'abitudine estetica, cioè uno guarda il mondo, si aspetta gente che apre un giornale, a un certo punto ci sarà una generazione delle persone che guarderanno il mondo e vedranno delle persone che leggono un pad, non c'è un giudizio di merito, c'è una possibilità anche estetica, appunto. Lei ha anche collaborato comunque con Adotta uno scrittore e volevamo sapere come ha trovato appunto questa collaborazione con dei ragazzi così giovani. Allora, deve sapere che uno dei lavori che mi è piaciuto di più fare è sicuramente insegnare alle scuole superiori, sicuramente molto di più che insegnare all'università. E quindi io torno a scuola sempre con grandissimo piacere, anche perché per me uscire dalla scuola è stato un vero dilemma. Cioè, quando a 30 anni ho cambiato lavoro, quindi non insegnavo più all'università, non insegnavo più a scuola, ma ho cominciato a lavorare appunto per la radio, per Radio 3 e per una casa editrice che si chiama Nottetempo, per me è stato abbastanza uno shock, perché io a scuola mi divertivo come una pazza. Quindi anche adesso che sono stata 3 volte in questa scuola di Bra, questo istituto alberghiero, mi sono divertita come una pazza, perché
appunto è che tu hai la stessa età delle persone che hai di fronte e quindi sei sempre giovane, quindi puoi tornare a suonare i campanelli, a scappare, fumare nei bagni, tutte queste cose qui che uno dismette perché diventa convenzionalmente adulto. E invece ogni volta che torno a scuola io mi sento veramente un adolescente, e quindi con tutto il mondo davanti, anche con tutto quel tempo di cui dicevo prima, per poter leggere quello che mi pare senza dover per forza mettere a frutto quello che ho letto, da leggere con spreco, ecco, io penso che la scuola superiore per me sia stata un imparare e un leggere e un guardare tutto con spreco, e quindi siccome lo spreco è una delle forme della ricchezza, sicuramente dal punto di vista culturale, per me la scuola rimane un posto che mi fa molta, 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 mi dà molta, molta, molta gioia. Il tema del Salone del Libro è il bene. In che relazione mette questo tema con la matematica? Diciamo, la matematica non ha né bene né male. La matematica, bene e male, presuppongono, diciamo, un giudizio di valore che può essere statistico, cioè tutti, può dipendere da quello che molti pensano, che cosa è il bene e che cosa è il male, oppure può essere un valore morale, che cosa è bene o che cosa è male. La matematica è aliena, diciamo, da tutti questi due concetti. Io penso una cosa, che il bene sia sempre una sorpresa, cioè che l'effetto di una sorpresa sia sostanzialmente uno degli effetti, uno delle conseguenze del bene. È uscito questo libro per Chiare Lettere, scritto da Luca Rastello, che tra l'altro è un scrittore di Torino, che si chiama I Buoni. E a un certo punto Luca Rastello dice, parla di questo bene che è un progetto e del male che è un programma. Ecco, io penso che il bene non possa, che il bene con progetto, come poi giustamente narrativamente dimostra Rastello, sia uguale al male. Cioè tutto ciò che è deterministico, tutto quello che presuppone un fine, sostanzialmente appartiene alla categoria non del bene. Il bene è una sorpresa, il bene è disordinato, il bene è un continuum, sa perché i cattivi sono noiosi? Perché sai già che ti pugnaleranno alle spalle, dei buoni non sai niente, i buoni possono fare tutto, diciamo il bene può essere qualsiasi cosa, quindi sono contenta che il Salone di Torino abbia dedicato questa etichetta al Salone di quest'anno.